Care amiche e cari amici di Padre Pio TV, ben ritrovati anche in questo venerdì 27 ottobre in studio Maria Pia Picciafuoco e Toni Augello. Buongiorno a te di nuovo. Ci ritroviamo in questo fine settimana dove, come anticipato, tra le tante cose che succederanno cambierà anche l'orario. Predisporremo delle grafiche per capire bene, perché io non ricordo mai come si va, se si va in avanti, se si va indietro, ma alla fine comunque poi ce la facciamo. Si sempre guadagna un'ora di sonno, si dice in genere, così un po' in maniera immediata, okay, quindi tra le 2 e le 3 se vuoi. Quindi notte. Alle 3 porteremo l'orologio indietro di un'ora. Esatto. Perfetto, prendete nota così poi che ci si ritrovi puntualmente anche lunedì insieme per Just Today e soprattutto domenica non si arrivi particolarmente tardi alla messa o altri appuntamenti. Certo. Intanto quella di oggi è una giornata che sarà caratterizzata in maniera particolare da quella giornata di preghiera e di digiuno che il Papa ha invocato per le guerre in atto. Sì, perché oggi è il 27 ottobre appunto e noi non possiamo che ricordare 20 giorni fa quello che è accaduto, un improvviso salto ai medi qualità nella violenza terrorista firmata Hamas, e Papa Francesco ha di nuovo da parecchi giorni ormai lanciato questa giornata per tutti coloro che vogliono pregare di più e fare qualche sacrificio in più per invocare la pace dal Signore. Pensate che i primi a farlo sono proprio i cristiani di Gaza, di cui tante volte vi abbiamo parlato, e proprio da Daniele Rocchi, inviato dell'agenzia SIR, scopriamo che oggi, dalle prime ore del mattino, si sono celebrate già alcune messe e poi ci sarà la recita del rosario nell'arco della giornata, anche qui più volte, e ci sarà soprattutto una adorazione continua nella piccola parrocchia latina di Gaza City, una preghiera incessante anche tra tante persone che normalmente non gravitano in parrocchia ma che si sono ormai da settimane rifugiate proprio lì. E mentre Daniele parlava, per farsi raccontare non solo dal parroco padre Gabriele Romanelli, la voce di suor Nabila Saleh, la religiosa delle Suore del Rosario, che citavamo anche per quel suo momento di disperazione, uno dei primi giorni, ha detto: sentite questo rumore di fondo, è proprio il rumore delle bombe e dei razzi. C'è da dire che miracolosamente comunque stanno tutti bene, nonostante siano passate 3 settimane. Bambini, mamme, adulti, ci sono 700 sfollati, un totale di circa 130 famiglie. E la grande consolazione è che Papa Francesco continua a chiamare quasi tutti i giorni. Sì, il Papa in questo momento sta rappresentando davvero un faro in questo mondo dilaniato dalle tante guerre in atto, e purtroppo nella zona di cui ci parlavi tu le vittime aumentano di giorno in giorno. Sappiamo bene dell'altro conflitto che ha occupato tutti i media fino a... Purtroppo ci saranno vittime probabilmente anche in quel contesto, ma non dobbiamo dimenticare anche la paura e l'angoscia per tutti gli ostaggi israeliani ancora in mano appunto a coloro che li hanno nascosti molto spesso, si sa, nei cunicoli proprio di quella piccolissima striscia, quel territorio di sotto sovranità palestinese che però di fatto è diventato una vera polveriera ormai da tanti anni. Noi invece, sempre per restare in tema di cose piccole ma dove si respira tutt'altro clima, oggi ritorneremo a Biccari perché nel corso della puntata di oggi intervisteremo il suo giovane sindaco Gianfilippo Mignogna, che ha fatto dell'ospitalità un punto centrale della sua azione e ha trasformato questo piccolo centro della Capitanata da un posto dal quale si partiva ad una città, ad un paese al quale si fa invece non solo ritorno ma si arriva,
perché appunto ha incentrato tutta la sua azione sul tema dell'ospitalità e su questo tema, sulle sue buone pratiche, poi ha scritto un libro che vi presenteremo con lui. E sicuramente la cosa curiosa, ma è un classico visto che in Italia ci sono più di 8.000 comuni, che Biccari non è da confondere con Buccari, che è stata resa invece celebre da Gabriele D'Annunzio per una famosa beffa appunto. Io ai primi tempi pensavo che invece avessi letto male e che si trattasse appunto di Buccari, e invece Biccari è completamente un altro luogo, molto carino. Tra un attimo lo vedrete. E a proposito di inquadrature molto veramente rasserenanti, diciamo pure questo aggettivo, io vi invito a scriverci, o meglio a inviarci i vostri scatti digitali, 331 7378 033. Lo ripeto ancora una volta, 331 7378 033. E noi parleremo oggi, scusami Tony, che volevo anche anticipare qualcos'altro di tutto il nostro piatto odierno di cose buone e giuste, cioè andremo appunto a scoprire una ricetta e poi invece in senso traslato vedremo come mai la ricetta più importante di un governo, cioè la legge di bilancio, in questi giorni sta dando molte fibrillazioni anche a livello mediatico, persino i più, diciamo, i giornalisti più amici, ecco, chiamiamoli così, che guardano con gli occhiali rosa l'azione del governo, sono un po' perplessi per quante marce indietro sono state fatte rispetto a quello che era stata una presentazione ufficiale. Per questi argomenti ci vuole un esperto e noi ce l'abbiamo, è il direttore di Italian Times, Alfonso Dell'Erario. Io invece stavo per dire che sono tante le foto che ci avete già inviato stamattina, tutte bellissime, le vedremo pian pianino, e invece abbiamo aperto la puntata odierna con delle foto, delle immagini relative a Michael Ciallella, questo grande amico di Padre Pio, dei frati di Padre Pio TV, che purtroppo ci ha lasciato nel corso di questa nottata. Un uomo semplice, dal sorriso sempre pronto, gentile, nonostante tanta umiltà, nonostante insomma le tante cose che in America, la nazione dalla quale proveniva, avesse fatto con grandi nomi, aveva acceso l'albero di Natale in pieno centro di Manhattan con il presidente Bush. Poi ha collaborato con tanti attori, ma quando era qui a San Giovanni Rotondo era una persona come tante, che con molta umiltà, gentilezza, con un sorriso sempre pronto, provava, ecco, a stare in mezzo alle persone per diffondere, vivere quell'amore, che sì, quella pace che si vivono in questi giorni. Direi che con lui celebriamo tutte le persone che hanno un rapporto speciale con l'Italia, magari attraverso i nonni, i bisavoli, e che comunque poi quando vengono in Italia vengono anche in particolare davanti e vicino alla tomba di San Pio, al quale restano profondamente devoti. Bene, direi che a questo punto possiamo fermarci un attimo prima di, ecco, lanciare tutte le nostre rubriche, presentarvi i nostri ospiti e ascoltare le notizie del giorno, per cui diamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo. E come di consueto, tra pochi istanti scopriremo il santo del giorno scelto da Fra Italo Sant'Agostino, ma nel frattempo avete scelto voi di inviarci i vostri scatti. Quindi Tony, già pronto con quello che definisce sempre il suo dispositivo, l'aggettivo non me lo ricordo, lo dirai tu, è prontissimo insieme con la regia per raccontarci che cosa è arrivato. Sì, con la regia siamo sempre in stretto collegamento, ne approfitto per salutare Salvatore e Giulio che stamattina ci guidano lungo questa puntata e ci stanno mostrando questi due pastori abruzzesi, dovrebbero essere, su questi
colori accesi. Si affaccia un po' di fauna, non solo flora, nelle vostre foto. Un cielo multicolore, bellissimo. Come ci dice Linda, che ci scrive da un paesino chiamato Madonna delle Querce Fucecchio. Dovremmo essere in Toscana. Eh già, Fucecchio, la patria di Indro Montanelli, indimenticabile. Poi invece Mariella ci invia da Cagliari questo che è un tramonto, come leggiamo nella didascalia che ha scritto lei stessa, molto bella e molto suggestiva anche questa immagine. E per restare in tema di panorami naturali, Mario da Nichelino, Torino, ci manda quest'altro scatto, anch'esso molto suggestivo. Poi un'immagine invece che ci porta in tutt'altro scenario, ci arriva da Roma e a inviarcela è Pasquale, e quindi vediamo, possiamo apprezzare il Quirinale, l'altare della patria. L'altare della patria. Stavo facendo i grandi monumenti della Roma post unità nazionale. Diciamo che in primo piano però abbiamo un grande classico, cioè un timpano e parte della cupola, non so di quale chiesa, con la croce che svetta anche un po' più su rispetto al cosiddetto appunto altare della patria. Altare comunque della patria, dove c'è questo bellissimo museo dedicato al Risorgimento, che vi consigliamo di andare a visitare. Sì, tra l'altro da un po' di anni ci sono degli ascensori molto spettacolari, quindi ecco, è anche più comodo da visitare. E poi abbiamo la Porziuncola che ci arriva grazie a Tiziana, che ci manda un saluto e una preghiera. E grazie, grazie davvero. Andrei a chiudere con questa foto che ci arriva da Rocca della Regina a Sciacca, provincia di Agrigento, e a inviarcela è Rosalba, veramente mozzafiato questo scatto. Bella pietra bianca. E adesso, come vi dicevo, è il momento di scoprire il santo del giorno. Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 27 ottobre noi ricordiamo il beato Bartolomeo da Breganze. Ascoltiamo. Nato forse l'8 settembre dei primi anni del secolo XIII, non si conosce molto della sua vita. Entrò giovanissimo nell'ordine dei predicatori, quando ancora era in vita il santo padre Domenico, di cui fu esemplare imitatore. Predicò in varie città dell'Emilia e della Lombardia, dilaniate dalle fazioni, dalle guerre e in preda alle eresie, portandovi la pace ed il buon costume. Il Papa Gregorio IX lo nominò maestro del Sacro Palazzo, mentre il pontefice Innocenzo IV lo volle con sé al Concilio di Lione, destinandolo nel 1253 all'isola di Cipro. Papa Alessandro IV nel 1255 lo richiamò in Italia, nominandolo vescovo di Vicenza, sua terra di origine. Costretto ad allontanarsi dalla città, da Ezzelino da Romano, fu inviato quale legato pontificio in Inghilterra. Nel ritorno sostò a Parigi per fare visita al sovrano San Luigi IX, desideroso di rivederlo in quanto memore del conforto che aveva ricevuto in Terra Santa al tempo della crociata, in cui Bartolomeo era stato inviato in veste di legato del pontefice. Luigi, in segno di gratitudine, donò al vescovo Bartolomeo una preziosissima reliquia, una spina della corona che cinse il capo di Cristo. Rientrato a Vicenza, fece edificare una nuova chiesa dedicandola alla Sacra Corona, quale luogo di culto in cui venerare la Sacra Spina, come anche un convento domenicano. Spese il resto dei suoi giorni nella cura pastorale della città. Si contano ben 430 opere a lui attribuite, comprensive di sermoni e trattati mistici. Morì a Vicenza nel 1270. Bartolomeo faceva parte dell'ordine dei predicatori, persone che hanno messo al centro della loro missione il fatto di girare, quindi cambiare posto, incontrare persone per annunciare la buona parola, per annunciare Gesù Cristo.
riscopriamo un po' queste attività, magari invogliando anche quelli che sono i nostri pastori a mettere un po' un giro, un movimento di persone che circolino, che vengano nei nostri ambienti per portare una novità, una parola che arriva da lontano, è sempre un po' arricchita dalla provenienza, da una cultura diversa. Riscopriamo un po' il gusto di andare a cercare anche qualcosa. Ora abbiamo strumenti molto molto potenti, quindi la predicazione è diventata anche globale. Tu puoi parlare a casa tua, ma in realtà stai arrivando da tante tante parti. Allora preghiamo in particolare per tutti coloro che hanno questa missione nella loro vita, in qualsiasi modo, annunciare lontani, viaggiare, muoversi, spostarsi, affinché il Signore gli dia sempre la carica. E per noi chiediamo anche un po' di curiosità, di poter cercare e invitare queste persone affinché la loro conoscenza e la loro missione porti buon frutto. Beato Bartolomeo, prega per noi. Grazie Fra Italo, sempre bello ascoltare questa scheda di buon mattino dopo il buongiorno di Padre Pio e il proseguimento ideale. Sì, ma poi oggi mi ripeto perché è un altro santo da scoprire, non celeberrimo. Prima sì. Appunto ero molto incerta su dove fosse questo luogo. Breganza invece è in Italia, è in provincia di Vicenza. Approfittiamo per salutare tutti i veneti che ci seguono dalle tante diverse e tutte splendide provincia. Per continuare ad andare in giro per l'Italia e a farlo attraverso le vostre foto, pregherei la regia di condividere con i nostri telespettatori gli altri scatti che ci state inviando un po' da tutta Italia. Questa è una foto che ci mandano Bello. Le nostre care Giovannina e Mariangela dall'Annunziata in Avigliano. Poi ci arrivano dei saluti pieni di affetto da Rosa di Montella, che ha realizzato questo scatto a Fatima. Bellissimo pellegrinaggio. Assolutamente, assolutamente sì. E poi delle foto che ci giungono da Trani, che raffigurano ecco, quest'alba, questo tramonto, non è specificato. Come dicevamo ieri, essendo l'Adriatico dovrebbe trattarsi di Alpi, ma non è sempre detto. Però chi ci scrive da Trani non si è firmato, per cui non possiamo citare per nome. Invece chi si firma ci invia una foto da Acireale e Concetta dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Che è a Siracusa. In Siracusa, ricordiamo. In Siracusa. Hai perfettamente ragione, la foto che ritrae Acireale è la seguente, con la quale chiudiamo questo blocco di scatti e onestamente non so se ce la manda sempre Concetta o qualcuno che non si è firmato. In ogni caso ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci seguono da Acireale, più in generale dalla Sicilia. La Sicilia, dove davvero albe, tramonti, trovate tutto quello che volete sul mare. Del resto la Sicilia, Trinacria si chiamava una volta, e quindi sappiamo bene che cosa significhi questa grande isola del Mediterraneo anche dal punto di vista della natura mozzafiato, come voi tante volte ci dimostrate con i vostri scatti. Adesso invece noi cerchiamo di conoscere meglio la nostra storia con una pagina specificamente a essa dedicata. Sentite, perché è un personaggio importante quello di cui vi parlo. Ottobre 1962, muore Enrico Mattei. Nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro, il 29 aprile 1906, fu un imprenditore, un partigiano e uno dei più importanti dirigenti pubblici italiani del XX secolo. Nominato nel 1945 commissario straordinario dell'Agip, con il compito di liquidarla, di fatto svendendola, Mattei contravviene alla disposizione riuscendo abilmente non solo a mantenere italiana la società, ma addirittura a rafforzarla. Grazie alla scoperta di giacimenti di idrocarburi, nel biennio dal 46 al 48, la rete dell'Agip si fa spazio tra le grandi compagnie europee del settore energie.
geniale, spregiudicato, dimostra che esiste la strada per consolidare un'efficiente industria italiana degli idrocarburi. Non appena decide di offrire ai paesi arabi e africani produttori di greggio condizioni di sfruttamento delle risorse più vantaggiose di quelle fino allora imposte dai grandi trust angloamericani del petrolio, diventa il nemico numero uno delle cosiddette sette sorelle. Sfruttando le connivenze dei servizi segreti italiani, gli occulti poteri forti riescono a mantenere lo status quo, eliminando Enrico Mattei con un attentato dinamitardo camuffato da incidente aereo avvenuto nelle campagne pavesi di Bascapè durante il ritorno da un viaggio in Sicilia. È il 27 ottobre 1962. Mattei ha 56 anni. Tra qualche istante ci raggiungerà la nostra Paola Russo per gli aggiornamenti, ma intanto voglio rilanciarvi attraverso il nostro sito preferito, che è quello delle notizie, attraverso Vatican News, le parole del Cardinale Matteo Maria Zuppi. Un mese fa, lo sapete, proprio con la sua presenza qui a San Giovanni Rotondo, ha rilanciato anche lui il dovere, anche quasi pregando ciascuno di noi appunto di accompagnare con la preghiera gli sforzi di pace per quel che riguardava e riguarda la guerra in Ucraina. Però invece poi, come sapete, è arrivato un altro fronte due settimane dopo, quello del Medio Oriente, che ha conseguenze, potrebbe avere conseguenze forse anche più gravide di tragedie. Però il Cardinale Zuppi dice pregare per non cedere alla violenza, alla guerra e all'efferatezza. Interviene in questo caso in un consesso civile all'Assemblea dei Comuni Italiani, tra l'altro presieduti ancora dal sindaco di Bari, Antonio De Caro. E Zuppi ribadisce che è necessario mettere fine al conflitto in Medio Oriente, dove Hamas è il peggiore nemico dei palestinesi. Sulla missione di pace in Ucraina, che lo vede inviato del Papa, spiega che proseguirà e poi richiama alla necessità del dialogo, unico modo di trovare ciò che unisce per risolvere quello che divide. Dunque giornata di digiuno e preghiera oggi come momento importante, perché occorre vincere la violenza, non ci si può abituare alla guerra, all'efferatezza, alla tragedia. Avete sentito questo termine efferatezza, che è stato inserito anche nel titolo, giustamente, perché significa proprio una particolare crudeltà nei singoli gesti di violenza. Bisogna risolvere anche le cause, oltre che non abituarsi mai alle conseguenze. Dunque, da presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'arcivescovo di Bologna non si sottrae appunto anche a dire la sua sulla questione del Medio Oriente. E si trovava a Genova, perché l'assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani è lì che si è svolta appunto ieri. La soluzione da trovare per mettere un termine al conflitto deve garantire i diritti delle due parti. È l'indicazione del popolato che si rifà alla formula di Papa Francesco, il primo che ha lanciato la famosa espressione della guerra mondiale a pezzi. Non sono cose che non ci riguardano anche conflitti con i quali tendenzialmente potremmo pensare di non aver nulla a che fare.
E naturalmente, ritornando alla questione specifica, dice: c'è bisogno di una leadership palestinese autorevole che sia in grado di difendere il suo popolo. E qui appunto l'espressione che già vi ho citato: Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese. Il punto fondamentale, ha proseguito ancora il cardinale Zuppi, è affrontare i nodi perché non ci sia più bisogno di ambulanze. Quindi sarebbe davvero meraviglioso che non arrivasse rumore appunto di razzi, di bombe, come vi abbiamo raccontato prima, secondo l'ennesima testimonianza dalla piccola parrocchia cristiana a Gaza City. Fondamentale resta il dialogo, e fondamentalmente appunto il cardinale Zuppi è da tutta la vita un uomo di dialogo, è stato scelto da Papa Francesco anche o forse soprattutto per questo. Se sembra impossibile da praticare a volte il dialogo, si capisce poi che è la sola strada. C'è bisogno insomma di ponti, non di muri, e bisogna sforzarsi di trovare ciò che unisce, altrimenti non potremo mai risolvere ciò che divide. E intanto ci ha raggiunto Paola Russo, alla quale cedo immediatamente la linea. Buongiorno Paola. Ti restituisco la linea, Maria Pia, perché abbiamo un problema di microfono. Ok, ce l'abbiamo, perfetto. Allora, torneremo anche a citare le parole del cardinale Zuppi, ma per quanto riguarda un altro fronte, quello della povertà, partiamo con dei dati purtroppo non confortanti. L'allarme dell'Istat, il calo senza fine delle nascite, record negativo anche nel 2023, troppo poveri per fare figli. Un bimbo nasce, quasi due anziani muoiono. Il pezzo è riportato sulla Repubblica di oggi di Elena Dusi. L'Italia, certifica l'Istat, continua il suo inverno demografico. Se il 2022 era stato l'anno dei 393.000 neonati, cifra più bassa dall'Unità d'Italia, meno dell'1,7% rispetto all'anno precedente, valore per la prima volta al di sotto della soglia dei 400.000, la prima metà del 2023 ha visto numeri in ulteriore calo, 3.500 culle in meno rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente. Eppure non molto tempo fa, nel 2010, si era toccato il massimo degli anni recenti, 1,44, anche grazie alle coppie straniere. La notizia dell'ulteriore calo è stata data dall'Istat ieri con il nuovo bollettino su natalità e fecondità in Italia. Solo il giorno prima c'era stato un altro rapporto negativo dell'Istituto di Statistica, ne abbiamo parlato anche ieri, quello sulla povertà in aumento, e forse tra i due fenomeni c'è un legame. Se il primato di fecondità si ha nel nord-est, è il minimo in Sardegna, 1,29 per il nord-est, 0,95 per la Sardegna. A calare ormai la propensione ad avere figli, unita al minor numero di coppie in età fertile. Nel 1995, ad esempio, il tasso di natalità era sceso a 1,19, ma con un gruppo di potenziali genitori superiore rispetto ad oggi. L'Italia dunque era restata sopra l'asticella dei 400.000 nati all'anno. Come spiega Daniele Vignoli, che è demografo all'Università di Firenze, neanche dopo il Covid si è registrato un rimbalzo della natalità, che invece si è verificato anche in alcuni paesi dell'Europa del Nord. E poi ancora un altro aspetto, questa forse è l'unica notizia buona, fra i nati del 2022 sono in aumento i primogeniti, frutto probabilmente dei programmi rimandati a causa del Covid. I nomi preferiti sono Leonardo, Francesco e Tommaso, accanto a Sofia, Aurora e Giulio. E poi anche in futuro, continua appunto il demografo di Firenze, il gruppo di donne in età fertile è destinato a restringersi. Al suo
interno poi in aumento l'età media, le donne fanno il primo figlio a 31 anni e mezzo, che porta con sé anche un ulteriore calo della fertilità. Uscire dalla trappola sarebbe possibile con l'aiuto dei bambini stranieri, ma rispetto al passato stanno diminuendo anche questi, perché gli stessi stranieri hanno diminuito rispetto al passato la propensione ad avere figli. E poi per uscire dalla trappola bisogna procedere a piccoli passi, servono 3 misure politiche contemporanee: assegni per i genitori, congedi retribuiti e asilo. E poi c'è anche un altro tema, però non ci soffermiamo su questo, un'anomalia tutta italiana: boom di cesareo, un parto su 4 con il bisturi, un passo indietro sulla soglia dell'Organizzazione Mondiale della Salute, della Sanità. E lasciamo questa notizia, andiamo sempre a proposito di salute nelle pagine interne del Corriere della Sera, perché la GENAS è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari, che non stila classifiche come leggiamo sul Corriere, ma è un osservatorio sull'assistenza ospedaliera in Italia, valutata attraverso una serie di indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche. Ebbene, quali sono gli ospedali italiani dove si ricevono le cure migliori? Sono l'Humanitas di Rozzano e Ancona. Per il cuore Firenze è al top. Secondo i dati appunto presentati ieri a Roma, che si riferiscono all'attività assistenziale erogata nel 2022 da circa 1.400 ospedali pubblici e privati, le strutture che hanno ottenuto il maggior numero di valutazioni di qualità alta o molto alta sono anche quest'anno Rozzano, che eccelle in 7 aree cliniche su 8, e l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, che eccelle in 6 aree cliniche su 8. Come spiega il direttore clinico sanitario di Humanitas, la qualità clinica è una passione che ci spinge ogni giorno a migliorare le cure per i nostri pazienti. E quanto poi alle cure migliori in area oncologica, il piano nazionale ha individuato 116 ospedali che rispettano gli indicatori valutati, tra cui mortalità a 30 giorni dall'intervento chirurgico per tumore al polmone e al colon e soglia minima di intervento all'anno come indicata 70. E poi in particolare nel 2022 4 ospedali hanno garantito un livello di qualità molto alto e 28 strutture un livello di qualità alto. Vediamo appunto in questo schema l'Humanitas, quali sono le aree nelle quali appunto ha una qualità molto alta. Parliamo dell'Humanitas di Rozzano a Milano: cardiocircolatoria, nervosa, respiratoria, chirurgia generale, nefrologia, chirurgia oncologica e osteomuscolare. L'azienda ospedaliera universitaria delle Marche eccelle su 6 aree cliniche su 8, tra cui nefrologia, chirurgia oncologica, nervosa e chirurgia generale. E poi ci sono anche i primi 18 ospedali nell'area cardiovascolare, di qualità molto alto il Careggi di Firenze, e poi di qualità alto sono soprattutto ospedali che purtroppo si trovano al nord. Dico purtroppo perché per trovare un ospedale del sud dobbiamo andare al San Giovanni di Dio di Salerno e poi Santissima Annunziata di Chieti, ma siamo già al centro. La maggior parte sono a Treviso, Milano, Bergamo, Brescia, Mestre e Vicenza. E come dicevamo prima, citando le parole del Cardinale Zuppi, il suo intervento, lo abbiamo ascoltato dalle parole della collega Maria Pia Picciafuoco, l'intervento dell'Arcivescovo di Bologna Zuppi alla 40ª Assemblea dei Comuni Italiani, parla questa volta anche, commenti in qualche modo i dati Istat sulla povertà nel nostro Paese, dice 6 milioni di poveri sono uno scandalo e lancia il suo messaggio alla politica. C'è tanta sofferenza, ha detto Zuppi, e 6 milioni di italiani che vivono in povertà sono una cosa che ci deve scandalizzare. Spessissimo chi vive la sofferenza più diretta sono i comuni e la Chiesa. Il ragionamento di Zuppi muove da una constatazione politica: nei comuni si respira aria civica e aria civile, mentre la polarizzazione fa sempre dimenticare l'insieme. Spesso dimentica anche la storia o ne prende solo un pezzetto o la ideologizza, e questo
questo diventa ancora più complicato. E poi le sue parole sono, cito anche un altro passaggio, bisogna anche essere consapevoli, ha detto Zuppi, che la solitudine fa male, l'io ha bisogno del noi, ma che siano grandi città o piccoli paesi, le risposte, ha sottolineato più volte il porporato, debbono essere di sistema. Ed allora ecco che per malati e anziani Zuppi difende l'assistenza domiciliare, con la quale cambia tutto. Io preferisco starmene a casa negli ultimi giorni, preferisco che ci sia qualcuno che mi aiuti, e paradossalmente con questa forma di assistenza faccio anche risparmiare la struttura pubblica, che evita i pronti soccorsi, che i pronti soccorsi siano pieni. Questo è un problema di sistema. Lasciamo Avvenire, concludiamo. Sì, ho giusto due minuti con due notizie. La prima la prendiamo dal Corriere, da Repubblica, scusate, riguarda un concerto a misura di disabile, perché è successo ieri a Mantova. Come rendere un concerto diciamo a misura di disabile? Con uno zainetto vibrante e la lingua dei segni. È successo ieri al Pala Unical di Mantova, il primo grande concerto integrato totalmente accessibile. Protagonista di questa idea, di questo sogno, come lo ha definito lui stesso, Alberto Bertoli, figlio del cantautore Pierangelo, che appunto ha portato a Mantova il primo grande concerto integrabile, totalmente accessibile a tutti. 1000 persone in platea e nessuna barriera, sia strutturale sia sensoriale. Un'emozione unica, ha detto, riuscire nell'impresa di creare un evento inglobante e mai escludente. E ha portato sul palco la sua musica, accompagnato anche dalla speciale partecipazione di Enrico Ruggeri. E a proposito di musica, segnatevi questa data, perché alle 15 di giovedì 2 novembre sarà pubblicata una raccolta, un brano inedito dei Beatles, Now and Then, cantato da Lennon, rielaborato da Paul McCartney, Harrison e Starr in 30 anni. Sarà contenuto nella doppia raccolta blu, titolo ufficiale 1967-1970, e sarà ripubblicata per l'occasione insieme alla raccolta rossa. Quindi segnatevi questa data, come dicevo, giovedì 2 novembre alle 15 per l'ultima canzone dei Beatles. E poi vediamo se ci sono aggiornamenti significativi. Il Consiglio europeo ha espresso la più grave preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria a Gaza e chiede un accesso umanitario rapido e sicuro e senza ostacoli per raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno attraverso tutte le misure necessarie, inclusi corridoi umanitari e pause per esigenze umanitarie. Questo è appunto quello che chiede l'Unione europea dopo 5 ore di discussione. I leader dei Paesi membri dell'UE riuniti a Bruxelles nel Consiglio europeo hanno concordato su una formulazione che metta d'accordo tutti. Maria Pia, ti restituisco la linea, non ci sono altre notizie, a più tardi. Grazie Paola, sarebbe stato bello capire invece che magari l'Europa finalmente è un pochino meno influente nel suo insieme, ma chissà, dobbiamo attendere ancora. Nessuna attesa invece, se non la necessaria pausa pubblicitaria, per scoprire ancora un'ottima ricetta con cose buone e giuste. Funghi e castagne sono i prodotti simbolo dell'autunno e in questa puntata di Cose Buone e Giuste Chef Max ci aiuterà a prepararli per servire in tavola un primo dal gusto indimenticabile. L'autunno imbandisce le nostre tavole con questi prodotti. Le castagne e i funghi insieme li abbiamo uniti per creare un primo. Pronti per preparare questa ricetta? Un mezzo pacchero con funghi cardoncelli, salsiccia, castagne e un po' di pecorino grattugiato. Iniziamo con la preparazione delle castagne, che andiamo ad intaccare
prima in un verso e poi nell'altro e le andiamo a immergere in acqua bollente per farle lessare e poi poterle pulire. Puliamo i funghi, mondiamo la parte finale. E le andiamo a tagliare a listarelle. Priviamo la salsiccia della budella. Iniziamo ad apprestarci alla cottura. In una padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio in camicia. Facciamo rosolare il tutto. Una volta rosolato aglio e alloro insieme all'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo la pasta di salsiccia. Quando la nostra salsiccia sarà ben rosolata, la andiamo a sfumare con del vino bianco. Facciamo evaporare il vino. E aggiungiamo i funghi precedentemente mondati. Aggiungiamo un goccio di acqua di cottura e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Aggiungiamo del sale, un po' di pepe e in questi ultimi minuti di cottura dei funghi andiamo a cuocere la nostra pasta. La pasta è quasi cotta, iniziamo a privare il nostro sughetto dell'alloro e dello spicchio d'aglio. E aggiungiamo le castagne che abbiamo sbollentato e pulito. Tiriamo la pasta sempre al dente. Facciamo continuare la cottura in padella. Botanicamente le castagne rappresentano il frutto, ovvero il frutto del castagno, ma dal punto di vista nutrizionale le castagne non possono essere paragonate ad altri frutti, questo perché sono ipercaloriche, infatti 100 grammi di castagne apportano circa 200 kcal. Di queste 200 kcal circa il 30-40% è rappresentato dai carboidrati, quindi da un contenuto di zuccheri elevato e quasi paragonabile ai tuberi. Per tale motivo andrebbero consumati con un giusto criterio, magari alternandole ad altri cereali. Dal punto di vista terapeutico, le castagne ci apportano dei micronutrienti e quindi dei benefici. Infatti, oltre a ricaricarci di energia, perché sono ricche in carboidrati, sono ricche anche di ferro e di acido folico, quindi in caso di anemia. Le castagne inoltre riequilibrano la microflora intestinale, però l'attenzione è per coloro che soffrono di colon irritabile perché sono ricche di FODMAP, ovvero zuccheri fermentabili a livello intestinale che vanno a peggiorare i sintomi intestinali.
pronti per impiattare. Prima di impiattare, grattugio un po' di formaggio all'interno della pasta. In questo caso io sto utilizzando del pecorino. Padello ancora un po', leggermente, in modo tale che si sciolga il formaggio appena aggiunto. Mi appresto ad impiattare. Mezzo pacchero con funghi cardoncelli, salsiccia e castagne. Buon appetito! Anche oggi è stato un piacere cucinare insieme a voi, ci auguriamo che anche voi possiate preparare a casa questo fantastico primo piatto, per cui vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, dosate bene gli ingredienti e non esitate a provare questa ricetta a casa, dato che questo è il periodo ideale per farla. Classico caso di ubiquità, caro Tony. Sì, sì, mi sono teletrasportato a Tenuta Chianchito, ma eccomi qua di ritorno. Ne approfitto per ringraziare lo chef Massimo Andrea Di Maggio e la nutrizionista Michela Longo che con grande impegno ci dedicano... Opla! Con grande impegno, il dispositivo è caduto, con grande impegno, è indisponibile, con grande passione si dedicano a, ecco, a farci, a proporci queste ricette e a spiegarci quali sono le proprietà degli ingredienti che utilizziamo. E chissà che menù sceglieranno coloro che da tante parti del mondo sono a San Giovanni Rotondo in queste ore, in questi giorni. C'è ad esempio un bel gruppo dal Brasile, dall'Irlanda, da Porto Rico, non mi è capitato di citarlo da molti mesi. Poi invece le Filippine, un grande classico con tre gruppi differenti, e anche l'Austria, addirittura un pellegrinaggio di 130 persone tutte insieme, e aggiungiamo un piccolo luogo ma meraviglioso per la produzione del cioccolato, e neanche a farla apposta siamo nell'amata Sicilia. Da Modica è arrivato un gruppo di 60 persone. Invece è da Viterbo che ci giungono i saluti di Emanuela, che ci manda, ecco, questo scatto che raffigura questo fiore, che è un margheritone probabilmente. La ringraziamo per il pensiero. E poi il buongiorno ci arriva anche da Conegliano Veneto ad opera di Luisa, con terra del prosecco, con questo scatto, terra assolutamente del prosecco. E prima di andare in pubblicità potremmo chiudere con un'immagine proprio del nostro santuario Santa Maria delle Grazie, grazie alla nostra webcam posizionata appunto sul sagrato e ai nostri tecnici che prontamente hanno esaudito il mio desiderio. Come vi dicevamo in questi giorni, ecco, vedete le nuvole scure che incombono sulla nostra Madonnina, come vi dicevo, a nord questo cielo particolarmente nuvoloso, mentre a sud tendenzialmente un po' più chiaro. Sulla sinistra del santuario, come vi dicevamo già nei giorni scorsi, è in allestimento la natività della capanna, no? del presepe, con che ospiterà questa natività vivente, di cui ne parleremo con padre oggi Rinaldo. Oggi frate Rinaldo non l'abbiamo beccato, ieri era lì pronto, era anche più presto. Bellissimo anche l'azzurro che abbiamo scoperto grazie alla telecamera, ma adesso è il momento di tornare a dare la linea alla regia.
Siamo ritornati insieme e in attesa di vedere nel maxi schermo che è alle nostre spalle il nostro primo ospite di oggi, che come vi preannunciavamo è il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, questo piccolo comune della provincia di Foggia che è diventato grande nel mondo per la sua capacità di fare accoglienza e ospitalità, e sarà lo stesso sindaco a raccontarci come tutto questo è successo, esperienza che ha condensato in un libro fresco di stampa dal titolo molto bello, Maria Pia, Ospitare fa bene. Ospitare è uno di quei classici casi, il termine ospitare, così come la parola ospite, che ci fa pensare a quanto sia la lingua anche volubile in un certo senso, no? Perché da una parte la radice significa persona che accolgo, dall'altra significa nemico. E quindi è un po' come la famosa faccenda del farmacon, che significa contemporaneamente veleno e medicina, infatti, perché a seconda del dosaggio. Qui invece l'ospitare fa bene, e fa bene parlare delle parole, ma soprattutto lasciar parlare gli ospiti. E infatti, eccolo qua. Ben trovato Gianfilippo e bentornato. Grazie mille, buona giornata, grazie. Buongiorno. Buongiorno a voi. In attesa di vederti sul nostro maxi schermo, anticipavamo il tema di questa chiacchierata e la pubblicazione recentissima di questo tuo libro dal titolo molto bello, Ospitare fa bene. Quindi andrei subito al punto. Intanto stiamo vedendo la copertina del libro in stile fumettato con il suo sottotitolo Economie di luogo, accoglienza e turismo in un paese di un'area interna. Posso parlare subito della copertina, sindaco? Siccome esiste una panchina enorme così in alta montagna, c'è anche da voi? Sì, sì, ci siamo ispirati alla nostra panchina gigante che è uno dei punti più alti della Puglia, un punto panoramico molto bello che è diventato anche, diciamo, meta di visita da parte di molti ospiti. E verrò anch'io a accomodarmi allora. Dicevamo, caro sindaco, in questo libro hai condensato gli anni più recenti del tuo impegno in comune, con tante attività che hanno portato Biccari all'attenzione nazionale, diciamo, senza ombra di dubbio. Quali sono, ecco, le esperienze di rilievo che hai condensato in questo volume? Ma parlo di tanti episodi, ovviamente di tanti progetti, per esempio del progetto con Argentina per il mondo, quindi dell'arrivo di ragazzi, di giovani famiglie argentine, anche peruviane. Parlo di progetti di, diciamo, accoglienza nei confronti dei rifugiati con il sistema di accoglienza e di integrazione. Parlo, diciamo, del filone turistico anche con l'arrivo di tanti turisti, soprattutto ambientali, nel nostro territorio, ma soprattutto parlo della nostra comunità, di come è stata in grado di rigenerarsi anche attraverso, appunto, l'esercizio dell'ospitalità. Noi abbiamo sempre considerato il turismo prima di tutto come un progetto sociale e non soltanto economico, e questo ci ha fatto capire che, appunto, ospitare fa bene a chi viene ospitato, ma anche e soprattutto a chi ospita. E Biccari è diventato, da tipica città del sud da cui si partiva, invece una città nella quale si arriva, quindi. Sì, è stata un po' l'inversione di certi paradigmi, di alcuni punti di vista consolidati. Noi siamo sempre stati un paese di emigrazione, un paese da cui si parte, e invece adesso siamo un paese di arrivo, un paese di passaggio, un paese dove succedono anche delle cose, e questa energia ovviamente aiuta tanto dal punto di vista della crescita economica. Ci sono degli indotti economici molto significativi, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, perché
un paese vivo, un paese vivace, un paese dove c'è uno scambio continuo anche di stimoli reciproci, ovviamente è un paese che si tiene più allenato e che è più pronto a raccogliere le sfide del suo tempo. Sindaco, siccome in queste ore purtroppo sono arrivate conferme che a livello nazionale la denatalità sta diventando sempre più drammatica, da voi come vanno le cose su questo parametro? Ma ovviamente non ci sottraiamo al trend negativo nazionale e in particolare poi che caratterizza molti piccoli comuni, soprattutto delle aree interne. Negli ultimi 2 o 3 anni però siamo riusciti a togliere il segno meno dal nostro trend demografico con un segno più molto significativo. Abbiamo più bambini, abbiamo più cittadini e quest'anno abbiamo aperto il nostro primo giorno di scuola con 10 bambini in più, considerando, diciamo, tutte le varie classi, Beh, quindi è una e cosa positiva davvero. un segno di grande fiducia perché significa che i piccoli comuni, se si aprono, se riescono a trovare delle nuove traiettorie, possono essere anche ancora un luogo abitato e in cui vivere è bene, soprattutto, non soltanto, diciamo, una questione di resistenza, ma anche di qualità della vita. Bene. Tornerei un attimo al libro, chiedendoti di illustrarci qualcuna delle buone pratiche che che avete messo in atto come comunità per, ecco, dare un motivo in più a quanti volessero venire a conoscerti e conoscere Biccari più da vicino, per poterlo fare, appunto. Ma parlo per esempio di tutto il progetto delle case in vendita. In questi anni siamo riusciti a vendere 30 case sfitte, vuote, abbandonate del centro storico a cittadini che provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dal Portogallo, dalla Germania. Sono nuovi cittadini che stanno ridando vita a porzioni molto importanti del nostro centro storico, che stanno generando appunto delle vendite immobiliari, ma anche dei progetti, dei lavori, delle ristrutturazioni, quindi una filiera economica ma anche sociale che ci sta facendo scoprire anche come un piccolo comune possa essere attrattivo, per esempio, nei confronti di tanti cittadini stranieri che ancora sono attratti dall'Italia e in particolare dall'idea di villaggio italiano, dall'idea di piccolo comune. Quello è un altro filone molto importante perché, per esempio, Legambiente stima in circa 2 milioni le case abbandonate nei centri storici dei piccoli comuni. Sono delle problematiche che però potrebbero diventare anche delle opportunità. E il libro gioca tutto su questo aspetto, cioè su come far diventare occasioni quelle che notoriamente, diciamo, quotidianamente consideriamo soltanto problematiche. Vi siete aperti anche all'arrivo di migranti? Sì, noi abbiamo un sistema di accoglienza integrato, l'ex SPRAR, ospitiamo circa 20 rifugiati, siamo convintamente nella rete dei piccoli comuni del Welcome, consideriamo che anche questo pezzo di strategia dell'ospitalità sia importante perché ovviamente chi vuole candidarsi ad accogliere deve essere in grado di accogliere tutti, senza distinzioni. Avendo proprio un atteggiamento, diciamo, positivo nei confronti degli altri. Il nostro vuole essere un paese ospitale. Noi lavoriamo affinché la nostra comunità sia una comunità ospitale perché siamo convinti che possa essere un elemento vantaggioso anche per i residenti. E poi oltre, diciamo, Bello. l'infrastruttura rurale c'è tutto lo scenario naturale che abbraccia Biccari e lo rende un posto unico. Sì, anche quello è stato un piccolo cambiamento di prospettiva. Per esempio, il nostro bosco, circa 700 ettari di boschi comunali, per tanto tempo è stato un pezzo improduttivo del nostro territorio. Era quasi un peso, ovviamente era un impegno costante in chiave antincendio, in chiave manutenzione, in chiave pulizia. Poi abbiamo scoperto piano piano che, soprattutto considerandolo nella sua multifunzionalità, poteva diventare
un luogo non soltanto di forestazione e quindi di gestione forestale classica, quindi di lavoro, ma anche un luogo di divertimento, di svago, di turismo, di esperienze, addirittura di didattica e da ultimo anche di cura. Il nostro bosco nel tempo è diventato un bosco dove ci si può divertire nel parco avventura, dove si può fare sport, dove si possono fare esperienze, tra cui quella di dormire sugli alberi, dove si possono fare esperienze formative con il bosco didattico e con altri progetti che stanno partendo proprio in questi giorni, ma anche un luogo di cura perché è diventato il primo avamposto di stazione forestale della nostra regione. Quindi da noi, con un progetto che si chiama Forest Care, il bosco è diventato appunto anche un luogo di cura per bambini e ragazzi autistici e neurodiversi. Stupendo, un quadro meraviglioso, complimenti. Lasciatevi ospitare da Biccari, allora mettetelo tra le vostre prossime mete. Noi intanto ringraziamo il sindaco di questa bellissima cittadina, Gianfilippo Mignogna, e lo ringraziamo non solo per essere stati con noi, per essere stato con noi stamattina, ma anche per aver racchiuso in questo libro Ospitare fa bene queste bellissime buone pratiche. Grazie sindaco. Eh sì, siete stati in tanti, tutta la comunità è stata con lei qui. Complimenti anche a loro. Esatto, grazie a voi e naturalmente vi aspettiamo in paese. Grazie per l'invito, buon proseguimento di lavoro e di giornata. Noi restituiamo la linea alla regia. E diamo subito la linea alla nostra Paola Russo per alcuni aggiornamenti. A te Paola. Qualche attimo, eccoci, ci siamo. E allora, l'UNRWA, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati palestinesi, ha spiegato di aver accolto oltre 620.000 sfollati interni nella striscia di Gaza. Si tratta di un numero di persone tre volte superiore la capacità di accoglienza dei rifugiati, si legge appunto in questa nota. Le attuali condizioni di sovraffollamento continuano a destare preoccupazione e rappresentano un rischio per la salute e la protezione. Inoltre si legge nella nota le scorte di carburante dell'agenzia ONU sono quasi completamente esaurite, mettendo a repentaglio servizi salvavita come la fornitura d'acqua corrente, l'assistenza sanitaria e i panifici. Cambiamo argomento, veniamo in Italia e in Toscana si registrano precipitazioni ancora attive, pioggia battente in particolare sulle zone di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Arezzo e Firenze, dove si segnalano anche delle grandinate. Lo si legge nei profili social del presidente della regione Giani, sotto monitoraggio il livello dei fiumi al momento senza criticità che permangono sopra la prima soglia, i livelli sul Bagnone e sul Magra. Infine ha anche segnalato il presidente della Toscana vento forte all'Argentario e a Forte dei Marmi. E la buona notizia dal fronte carburante, sempre in prosegue il calo appunto dei prezzi sulla rete carburanti. E poi concludo con questa notizia, dati dell'Asso Turismo: tra il 28 ottobre ed il 1 novembre, quindi il ponte di Ogni Santi, le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare oltre 4 milioni e mezzo di pernottamenti, 200.000 in più rispetto allo scorso anno, e quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Asso Turismo. Non ci sono altre notizie significative, vi restituisco la linea. Grazie a Paola, che ritroveremo naturalmente domani, e intanto siamo praticamente quasi pronti per il nostro ospite. È tornato in collegamento diretto con noi il direttore del sito di informazione dell'Italian Times, Alfonso Dell'Erario. Eccolo qua, buongiorno a te Alfonso. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alfonso, ben trovato.
Ciao. Abbiamo dunque il governo Meloni che ha fatto il tagliando in pratica e che con la legge di bilancio dovrebbe vieppiù mostrare il suo aspetto più incisivo, più politico. Qual è la tua valutazione? Ma io penso questo, che l'anno scorso dovendo fare una finanziaria di corsa e in parte già impostata da Draghi, la fecero molto bene e molto velocemente. Quest'anno hanno fatto una cosa giustissima, cioè tenuto conto delle difficoltà dei conti, non ci sono soldi, questo è il problema gigantesco. Hanno dato qualche soldo in più alla sanità, perché gliel'hanno dato, e che questa è una cosa molto molto importante, ma sono minati da problemi interni. Salvini vuole solo i soldi per il ponte ed è riuscito a rinunciare persino al cambiare la legge Fornero. Avete fatto caso che Elsa Fornero, dopo 12 anni dal governo Monti, è ancora che detta legge su tutti i giornali, perché la sua legge sulle pensioni è rimasta inalterata nonostante 10 anni di campagna elettorale della destra che voleva modificarla, e di Salvini in particolare. Beh, comunque era una riforma, come si sa, un po' dovuta, ma soprattutto firmata non da una figura politica ma da una super tecnica, la gente forse questo non lo ricorda, che ha dovuto letteralmente lei sporcarsi le mani, togliere le castagne dal fuoco, insomma il discorso poi ci porterebbe lontano. Sì. Ma quindi anche tu pensi che c'è stato un vero e proprio baratto, cioè Salvini ha ottenuto più fondi come voleva rispetto a questo sogno del ponte sullo stretto, in cambio ha dovuto ingoiare il rospo delle pensioni, a cambiare la legge Fornero. Il problema è che ormai loro stanno tutti in una logica elettorale per le elezioni europee, che si vota col proporzionale, quindi Salvini pensa che distinguendosi nel governo possa avere più voti alle europee. Però ci sono stati anche degli errori sulla manovra. Ieri sera c'è stata una cosa importante, ieri pomeriggio a Brescia. Banca Intesa ha messo a disposizione per i prossimi 5 anni oltre 3 miliardi di aiuti ai più deboli. Questa cosa qua è molto importante perché testimonia che se loro non avessero fatto una norma sbagliata sugli extra profitti, che poi si sono dovuti rimangiare, le banche sarebbero state più disponibili ad aiutare il governo nell'aiuto alle fasce. Ecco, tu, visto che sei un super esperto in merito, e se cortesemente ti sposti un po' verso sinistra che è meglio, e intanto la domanda è proprio questa: Banca Intesa, qual è la sua storia e perché ha fatto questo, che non è solo un bel gesto, insomma è una cifra imponente, assolutamente inedita per una struttura privata? Allora, Banca Intesa nasce come aggregazione di tante banche, come diciamo che 30 anni fa, durante la Prima Repubblica, in Italia c'erano qualcosa come 700 banche. Poi giustamente con la moneta unica, con l'unificazione europea, eccetera, c'è stato un processo di aggregazioni tra queste banche, e Intesa è il risultato di diverse fusioni, innanzitutto con la Banca Commerciale, poi con la Cariplo, poi con le banche venete, no? E quindi Intesa oggi è la prima banca italiana e una delle più solide banche europee. Ed è molto importante che Carlo Messina, invece di stressare i buoni risultati di bilancio che ha, usa questi bilanci, metà per dare i dividendi alle fondazioni che sono azioniste, le quali poi le reinvestono nel sociale, e per l'altra metà direttamente investa 300 milioni l'anno per aiutare i più deboli. Come li scelgono? I destinatari. Ma li scelgono attraverso il terzo settore, le associazioni di volontariato. Quindi i canali, diciamo, istituzionali. I canali istituzionali, certo, non è che loro decidono per conto proprio, fanno insieme, fanno rete e aiutano chi già aiuta ad aiutare. E questo è tanto importante perché oggi, in tempi di inflazione, anche categorie che erano più al riparo dalle difficoltà, dalla stessa povertà, oggi hanno dei problemi importanti.
Io volevo fare un passo indietro, Alfonso, volevo chiederti se ti va di rispondere a questa domanda, come la vedi tu, qual è il tuo punto di vista sul tema dello Stretto di Messina, appunto? Cioè, secondo te effettivamente è un'opera che possa avere realmente tutto questo bisogno di essere realizzata in questo frangente storico? Guarda, io credo una cosa, che se 20 anni fa in condizioni economiche migliori il governo di Berlusconi lo avesse fatto, oggi avremmo un'opera, come dire, importante, perché nel mondo sarebbe stato un simbolo, avremmo usato i migliori architetti, avremmo fatto una cosa molto bella. Oggi è più complicato perché non abbiamo soldi e perché siamo in ritardo, cioè e soprattutto in Sicilia ci sono le ferrovie di 50 anni fa, cioè bisognerebbe rifare tutto il sistema ferroviario affinché il ponte colleghi effettivamente la Sicilia, perché devono passarci anche i treni sul ponte, no? C'è una notazione più generale: in realtà noi non abbiamo più opere pubbliche importanti dai tempi dell'Autostrada del Sole. L'Autostrada del Sole è stata l'opera pubblica più importante d'Italia, anche d'Europa, fatta primi anni 60, ricordiamo. Primi anni 60, venne fatta in 8 anni ed è l'infrastruttura che oggi lega il paese, non c'è altro. No, se si interrompe l'Autostrada del Sole, nord e sud restano isolati. È come l'alta velocità tra Roma e Milano, Napoli e Milano. Al sud tutto questo, come dire, le ferrovie ancora non hanno portato l'alta velocità, e in Sicilia le ferrovie sono tra Catania e Palermo, ci vogliono ore per raggiungerle attraverso il treno. Quindi da una parte il ponte sullo Stretto sarebbe un'opera importante che rimetterebbe l'Italia all'attenzione del mondo. Noi tutti vediamo in Cina, per esempio, dei ponti straordinari, no? Che hanno fatto ultimamente. L'Italia non ha un'opera pubblica importante di questo tipo. Contemporaneamente bisognerebbe però fare in modo che le strutture siciliane, soprattutto quelle ferroviarie, siano adeguate poi al ponte, perché attualmente... Chiarissimo. Mi sono lasciata un minuto, perché siccome oggi nella consueta pagina di storia è spuntato Enrico Mattei, che è morto come oggi, appunto nel 62. E come sappiamo, Giorgia Meloni l'ha citato già nel primo discorso, quando ha presentato il governo alle Camere, ribadendo: voglio fare un piano Mattei. Ora chiedo proprio alla tua perizia anche uno sforzo in più di sintesi. Ma cosa può fare come piano Mattei oggi la Meloni? Guarda, purtroppo, e lo dico purtroppo per l'Italia, per tutti noi, non è un fatto politico, può fare molto poco. Avrebbe potuto fare di più se non fosse esplosa la mina del Medio Oriente tra Israele, Hamas e la Palestina, perché attualmente il Medio Oriente è un focolaio di guerra con pericoli enormi per il mondo. No? Ed è legato alla questione energetica, quindi secondo te più che l'altra guerra? No, lì c'è un problema diverso tra Israele e Hamas, in cui però c'è l'Iran, c'è il Qatar, c'è l'Arabia Saudita, c'è tutto il Medio Oriente. I nostri interlocutori, purtroppo, per il piano Mattei sono tutti legati alla Russia e alla Cina. Prendiamo l'Iran, prendiamo l'Algeria, la stessa Tunisia, come dire. Allora, in quali condizioni potrebbe realizzarsi il piano Mattei, che era un piano di aiutare, tesa ad aiutare i paesi produttori di materie prime a essere più indipendenti e a essere più, come dire, dialoganti con l'Italia e con l'Occidente. In questa situazione di contrapposizione e di odio, di autentico odio, perché abbiamo visto tutti noi come, certo, i bambini, gli ostaggi, gli orrori, ecco che il piano Mattei diventa purtroppo una buona intenzione. Peccato, basta. Peccato. Alfonso, grazie, come grazie. Sempre, prego. Tom. Grazie Alfonso. Grazie mille, grazie a voi. Grazie a te per questo spaccato sull'attualità, e noi restituiamo la linea alla regia, ritorniamo per l'ultima parte di Just Today subito dopo.
Ho ricevuto un'email di un nostro telespettatore, abbastanza giovane, che mi ha parlato della sua amicizia e della sua amicizia con chiaramente alcune persone che lui ha incrociato nella sua vita. E ha definito questa l'amicizia come un incontro. E questo è vero, e ringrazio Matteo per questa sua email, perché veramente mi ha aiutato a riflettere e a donarvi queste povere riflessioni sull'amicizia come un incontro, sull'abbraccio anche come incontro. Stiamo in un certo senso riflettendo sull'amicizia e sugli abbracci, proprio con questa icona dell'abbraccio di cui ha bisogno il mondo, di cui hanno bisogno le donne e gli uomini di questo nostro tempo, attraverso la grande intuizione di un grande uomo di cultura, pensatore ebreo, un filosofo, Martin Buber, che disse che il mondo, più che essere capito, ha bisogno di essere abbracciato. Abbracciare l'altro vuol dire abbracciare con umiltà e creare un incontro. E in questo incontro c'è appunto l'incontrarsi con l'altro. Sempre andando a pescare, chiedendo aiuto al nostro Cardinal Mendoza, cito una frase di un grande pensatore contemporaneo, Jean-Louis Chrétien. Vedete che cosa dice? L'abbraccio non si richiude sull'altro, ma si apre a lui secondo un'infinità che l'altro può scoprire. Questo abbraccio è un incontro. Quando io abbraccio una persona, è vero che mi chiudo sull'altro, ma di fatti non è un chiudermi sull'altro, ma è un aprirmi sull'altro e lasciare che l'altro si apra anche verso di me. Ecco perché l'abbraccio è un incontro. E continua Jean-Louis Chrétien. È lungi dal concretizzare inadeguatamente, ciò che l'incontro aveva promesso, mantiene la sua promessa in questo modo, promettendo sempre di più in una sovrabbondanza che nessuna progressione è in grado di calcolare e ancor meno di quantificare. Cioè l'abbraccio verso una persona, l'abbraccio verso un amico va al di là di quello che io avevo previsto, di quello che io avevo programmato, cioè incalcolabile, perché ogni abbraccio vero, ogni amicizia vera ha un valore incalcolabile, perché l'altro è incalcolabile, l'altro non lo puoi calcolare, non lo puoi restringere, l'altro lo puoi solo abbracciare. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Ciao Don Francesco e ciao a tutti quanti voi che siete stati con noi oggi. Vi salutiamo con un minuto con Padre Pio. Di Francesco Bosco. A domani. Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura. Qui i pellegrini non possono entrare, ma proprio accanto ci troviamo già all'interno dei luoghi del percorso, quindi la clausura è diciamo interrotta dal percorso che permette ai tanti che vengono qui quotidianamente di visitare tutti i luoghi in cui è stato Padre Pio, ma anche questi sono luoghi che lui percorreva quotidianamente. Oggi con il libro con Padre Pio come in una fiaba di Padre Pio Capuano, quando parliamo di Francesco Padre Pio, ecco, ragazzino, c'è un episodio che lo raccontò proprio lo stesso Padre Pio. Potevo avere circa 11 anni quando un giorno a Piana Romana mi chiamò zio Pellegrino Scocca, dicendomi: Franci, tu hai il piede leggero,
questi sono i soldi. Vai in paese e comprami un sigaro toscano e un pacchetto di micciarielli, ovvero di fiammiferi, subito, mi raccomando. E subito Francesco si reca in paese immediatamente, compra il sigaro, ma al ritorno, giunto al torrente, quindi immaginiamo doveva tornare dalla via che oggi chiamiamo la via del Rosario, quella di Piana Romana, no? E allora, giunto al torrente dove c'è il ponticello Quadrielli, si sedette sul parapetto del ponticello e disse: vediamo di che cosa sa questo fumo. Allora, non l'avesse mai fatto. Alla prima boccata, infatti, lo stomaco si ribella e la testa incomincia a girare. Riavutosi un po', torna in campagna, va verso lo zio a Piana Romana. Una disavventura che gli giovò molto, perché, come diceva Padre Pio stesso, quella lezione mi era servita per mettere un muro tra me e il fumo. Infatti lui raccontò tutto allo zio e lo zio si fece una bella risata. Un altro episodio che racconta nel suo libro uno dei pirini che hanno cominciato a scrivere di lui, possiamo dire il primo libro in assoluto, l'ha scritto Giuseppe De Rossi, ovvero Emanuele Brunatto, che anche lui in questi corridoi negli anni 20 ha potuto attraversare, perché lui era stato incaricato dalla fraternità di insegnare ai piccoli collegiali, quindi era uno dei maestri e quindi aveva soggiornato anche in questo convento per circa 5 anni. E allora Giuseppe nel 1926, lui si scrive così, Giuseppe De Rossi, in realtà Emanuele Brunatto, riporta quanto aveva trovato scritto da un anonimo biografo. E lui dice: Francesco andava a scuola in paese, la mamma abitava in campagna con altri parenti, ma un giorno era scesa apposta dalla campagna in paese per preparare il pranzo al figliuolo. Aveva cucinato con cura materna un magnifico, odoroso piatto di zucchine alla parmigiana e, messo in tavola accanto ad un bel grappolo d'uva, spiava l'effetto che quella succosa pietanza avrebbe fatto sul figliuolo. Francesco sedette con gioviale appetito, racconta Emanuele Brunatto. Avvicinò il piatto, vide di che si trattava e poi lo rimise delicatamente. Quindi immaginiamo i tanti bambini come fanno. Guardano un piatto, poi lo spostano e lo rimettono direttamente, delicatamente al posto. Diede però la mano al grappolo d'uva che cominciò a sgranare zitto zitto. La madre ne fu così accorata che non poté frenare le lacrime, quasi attribuendo ad un'ingratitudine verso le sue premure l'atto di repulsione del figlio. E allora racconta Padre Pio: se avessi mai pensato che mia madre ne avrebbe avuto così tanto dispiacere, mi sarei ingoiato tutte le zucchine, ma purtroppo me ne accorsi solo quando lei scoppiò a piangere. E da allora, come testimonia anche la signora Virginia Faiella di Pietrelcina, quando Padre Pio era da solo, si cucinava una zucchina lessata.